Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Chissà se si vede bene, si sente bene. Sto facendo una prova con la nuova Action Cam. Ciao Micia. Nuova Action Cam che ho preso, molto migliore di quella di prima. Registra in 2K, in 4K. Insomma, adesso sto registrando in 2K. Voglio farvi vedere il mio nuovo atomizzatore a sto punto. Ce l'ho già da qualche mese, l'ho già usato qualche volta, però dato che non avevo ancora ripreso a fare i video. Lo faccio vedere adesso. Eccolo qui il bolide. Adesso so che muoverò molto la testa. Metto via la chiave, sempre meglio. Non badate al disordine che c'è in giro, ma insomma, intanto partiamo dal bolide. È sporchissimo, c'è un lavoro di fango. Poi ieri sono andato in campagna, ho sciacquato comunque le gomme e le ruote. I loghi H491XF sono stati rifatti da un mio amico in alluminio, in due pezzi, perché io tutte le targhette le ho ripitturate, sia le targhette sui fianchi che la targhetta Hurleman qui. Adesso in video si vede sicuramente poco e poi sono sporche di fango. Le ho ripitturate con pennarello nero a vernice e pennarello argento. Magari si vede, non lo so, spero. E perché questo ve lo dico? Anche gli adesivi Drive Power sono nuovi. Lasciamo perdere che li ho pagati una pazzia. Perché io l'anno scorso, sì, nel 2018, nel mese di aprile, ho smontato i cofani, tutti i cofani, anche le parti di plastica, le griglie, tutto quanto, e ho ripitturato tutto ciò che era verde, ecco, insomma. Cioè, diciamo che ho restaurato in parte la parte estetica, il trattore, anche questi due fianchetti della cabina che sono di plastica. Anche qui i loghi li ho ripitturati, anche questi loghi qui dietro li ho ripitturati. Anche questi sempre a pennarello, e ho ripitturato il trattore perché appunto c'erano dei punti di ruggine. Allora, visto che lo volevo portare per la mia prima volta alla festa dei trattori a Castelnuovo Arangone, ho detto: sai cosa? Compro la vernice e lo ripitturo. Poi sì, appunto, l'ho ripitturato. Anche queste sono parti di plastica, le ho ripitturate. Anche queste parti di plastica le ho ripitturate tutto. Adesso ci sono anche le zampate dei gatti, ovviamente, perché sai com'è con 5 gatti. Poi lassù, spero che si veda bene, ho i fari da lavoro a LED ovali, sia qui che qui dietro. Adesso sono un po' annebbiati, devo dire la verità, non capisco bene perché. Forse ci entra un po' di umidità, però sono molto belli. Non ho messo i classici fari rettangolari come c'erano prima, perché mi piacevano di più ovali. Ho fatto un po' fatica a trovarli questi ovali perché si trovano, sì, costano una pazzia. Io, a dire il vero, li ho presi su eBay, non li ho pagati tantissimo. Qui abbiamo costruito un porta zavorre, ho messo le lampadine LED nei fanali, ho messo le lampadine LED nelle posizioni. Faccio vedere subito, spero si veda. So che non è come l'originale, ma l'ho fatto full LED. Spero si veda bene. E idem i fanali da lavoro, sia davanti che dietro, a LED ovviamente. Qui c'è la centralina dell'atomizzatore che vediamo subito. Ho anche messo uno specchietto retrovisore interno che fa molto comodo. Non sembra, ma fa molto comodo. Ah, a proposito, ho messo anche la luce interna a LED. Penso che non si veda nulla adesso perché è giorno. Cioè, c'era questa lucina di servizio, ma non era un granché. Ci volevo mettere la lampadina LED. Poi ho deciso di metterci invece una bella striscia qua sotto. Spero davvero si veda qualcosa. Adesso passiamo all'atomizzatore. Ecco, dopo il trattore, giustamente mi serviva un atomizzatore nuovo, a norma. Più che altro a norma. Io avevo una macchina molto molto vecchia che era da sistemare, sinceramente. Allora, atomizzatore verde come tantissimi atomizzatori, effettivamente. Qui c'è il logo di Ricci Agricoltura, ma non c'entra, perché l'atomizzatore è un MM spray,
che viene costruito qui a Modena, e dato che l'ho comprato appunto tramite Ricci Agricoltura, non ci ha messo gli adesivi MM spray. Atomizzatore molto molto semplice, classico, 10 quintali, livello esterno, livello esterno qui arrivava a 200. Non capisco perché non l'avessero fatti sotto qui con della carta gommata, abbiamo segnato 100-150 più o meno alla pallina. Adesso ci sono 200 litri d'acqua dentro. Pompa molto semplice, 105 litri ora, classico atomizzatore completo sostanzialmente, cardano omocinetico che ha questo mega coso pesantissimo. Qui c'è lo snodo, qui ho le elettrovalvole con una presa che abbiamo cambiato appunto, che va dentro alla centralina, lavacircuito, tappo grande, tappo più piccolo, lavamani, ruote, ruote 15.3 di cerchio, 10/75, 15.3, gatti ovunque. È un attivatore molto semplice, ventola da 800 mm se non ricordo male, ha una velocità, l'ho presa, tanto a due non mi interessava troppo. Adesso ho un ugello antideriva perché devo montare gli altri, infatti ho preso fuori l'atomizzatore anche per questo, approfittando di queste giornate e approfittando del fatto che devo fare il trattamento, devo ancora mettere su gli ugelli antideriva. Questo lo abbiamo preso a parte dopo, perché non era incluso nell'acquisto, è il deflettore per l'aria. Ho preso anche il parafoglie, ma devo ancora montarlo sinceramente. Beh, insomma, la macchina è completa e anche abbastanza semplice. Devo dire che rispetto ad altri concorrenti è una macchina che costa relativamente poco. Ho comprato questo atomizzatore approfittando del fondo PSR per i nuovi agricoltori, primo insediamento, tutte quelle cose lì. Qui c'è un altro gatto, ciao gatto, Miso, salutate Miso. L'ho comprato approfittando appunto di questo fondo. Rispetto all'atomizzatore precedente, che era un vecchio Lockman, consumo molta meno acqua, quindi giustamente, e devo dire che sembra funzionare bene, sembra irrorare bene le piante nel giusto modo. Adesso sciacquo un attimo le mani perché sono un po' sporche. Niente, macchina molto semplice, questa sembra quasi una recensione, come ai vecchi tempi delle recensioni. Lasciamo perdere. Che dire, io direi di aver terminato con questo video recensione. Se il video vi è piaciuto, ovviamente mettete un bel like, commentate, condividete se pensate sia necessario. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, attivate la campanella perché quella serve sempre. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!